Buongiorno a tutti, benvenuti alla puntata numero 29 di Motor News. In questi minuti dedicati al mondo dei motori vedremo dei servizi che riguardano Volvo e in particolare la nuova V90. Vedremo anche un lungo blocco che riguarda Citroën e DS, ovvero il nuovo brand DS appunto del gruppo PSA, e anche un servizio che riguarda la nuova Mercedes Classe E Station Wagon. Ma come al solito noi siamo sempre di corsa perché il tempo è tiranno, il materiale è tanto e quindi cominciamo con il primo dei servizi che riguarda la Volvo V90 Cross Country. E sentiamo quello che ci racconta Marco Cereda in questo prossimo servizio. Volvo Cars, casa costruttrice di automobili di lusso, ha presentato la tanto attesa V90 Cross Country, modello che va a completare l'offerta della serie 90. Dall'introduzione della prima Cross Country quasi 20 anni fa, Volvo Cars è diventata sinonimo della categoria di robuste vetture adatte a tutti i tipi di condizioni atmosferiche e di superficie stradale, incrementando costantemente la propria gamma di modelli cross country. I modelli cross country di Volvo Cars costituiscono una quota sempre più importante del portafoglio di prodotti della casa automobilistica svedese, in un mercato in cui gli acquirenti di vetture di fascia alta si orientano in maniera crescente verso uno stile di vita più focalizzato sull'esperienza, che a volte li porta ad allontanarsi dai sentieri battuti. Con i suoi inverni fra i più freddi del mondo e foreste e laghi che si estendono per oltre il 77% della sua superficie complessiva, la Svezia è il luogo ideale in cui sviluppare e collaudare automobili estremamente resistenti e in grado di affrontare qualsiasi tipo di clima. Questa competenza acquisita con fatica rappresenta una parte significativa della tradizione di Volvo Cars, che trova espressione nella gamma di modelli cross country della casa. Basata sull'architettura di prodotto scalabile SPA di Volvo Cars, la V90 Cross Country è stata sottoposta a rigorosi test finalizzati ad assicurare che possa superare senza problemi le condizioni estreme in cui si troverà ad operare. Dai segreti centri di collaudo ubicati nel freddissimo nord della Svezia, dove le temperature si aggirano normalmente attorno ai meno 40 gradi centigradi, al caldo torrido del deserto dell'Arizona, dove Volvo Cars svolge i programmi di test a temperature molto elevate. La V90 Cross Country è stata costruita per durare nel tempo. Caratterizzata da una linea che la rende unica, dietro un'apparenza forte e vigorosa, la V90 Cross Country nasconde interni sontuosi che offrono un livello di lussuoso comfort ineguagliato nel segmento di appartenenza e che sono arricchiti da tutti i vantaggi della connessione internet e dalle dotazioni di infotainment introdotte con la nuova S90 e V90, incluso l'impianto audio professionale a marchio Bowers & Wilkins. I particolari stilistici che contraddistinguono la carrozzeria della V90 Cross Country trasmettono il senso di potenza e capacità dinamica esemplificato dalla vettura, garantendo al contempo una flessibilità che consente di scegliere fra un look ruvido ed elegante. La nuova V90 Cross Country porta questo segmento automobilistico, ormai consolidato, ad un nuovo livello di solidità e capacità dinamiche all'insegna della comodità. L'avvio della produzione della nuova auto è previsto in autunno presso lo stabilimento Volvo Cars di Torslanda, in Svezia.